La Francia in piena quarta ondata da Covid-19 si blinda. In alcune parti del paese è tornato obbligatorio l'uso delle mascherine anche all'esterno. Qui siamo vicino a Bordeaux, in una località turistica dove è stato vietato anche il consumo di alcol negli spazi pubblici. Penso che bisogna usare le mascherine dove c'è molta gente, usarle anche dove c'è spazio è davvero troppo. La crescita dei contagi dati dalla variante Beta, quella di origine sudafricana, ha fatto sì che il Regno Unito lasciasse la quarantena anche per i vaccinati che arrivano dalla Francia, unico paese dell'Unione Europea. Una misura discriminatoria, secondo il governo francese, e che rischia di dividere le famiglie che vivono tra i due paesi. Penso che renda tutto più complicato, visto che c'è molta gente che fa questo tragitto regolarmente, dice una francese che vive a Londra, ma penso che sia necessario per la salute di inglesi e francesi. Anche l'Austria ha intensificato le misure per chi arriva da Spagna, Cipro o Paesi Bassi. Chiunque venga da questi paesi, se non vaccinato, deve fare un tampone. La situazione è migliorata in Portogallo, dove l'85% degli adulti saranno completamente vaccinati entro ottobre, secondo il cronoprogramma del governo. Da domenica verrà tolto il coprifuoco, ancora presente in alcune zone, e da settembre via l'obbligo di mascherine all'aperto.